Buongiorno Walter Scolari, istruttore di judo, giovanissimo. Sì. Quanti anni? In agosto 71. In agosto 71, bello arzillo. Quanti corsi tiene qua in palestra? Ma sono tre corsi, bambini, ragazzi e adulti. Quindi tre corsi per quante ore alla settimana? Sono tre, sei, otto ore alla settimana. Otto ore alla settimana, quindi lei si tiene anche un bel allenamento perché fa da esempio, no? Più che altro faccio lavorare gli altri adesso. Ah, adesso fa lavorare gli altri, ma tutta sta voglia di continuare? Di continuare perché se non lavoro non mangio. Quindi è della serie. Fondamentale che io lavori. E della serie bisogna mangiare per lavorare, come sì, tanti. Devo stare bene per poter lavorare, perché se lavoro allora mi pagano, se non lavoro non mi pagano. Cos'è judo nella sua vita? Judo nella mia vita è stata la mia vita, il judo praticamente. Ho cominciato abbastanza tardi, avevo 20 anni, 20, 20, 21, sono più smesso. Sono 50 anni che... Sono 50 anni che faccio judo e 48 che insegno. 48 anni che insegno. Ha fatto anche attività agonistica? Sì, ho fatto attività agonistica finché l'età lo permetteva. Ho fatto delle medaglie campioni italiani, ho vinto il campione italiano cinture marroni, ho vinto diversi trofei, qualche gara internazionale, insomma un po' di roba l'ho vinta. Judo è un'attività che si può fare anche in età avanzata, credo, no? Sì. Che è molto tecnica. Il judo dipende sempre dal tipo di metodologia che c'è e dalle informazioni che si è ricevute dal proprio maestro. Non sei tu che ti adatti al judo, è il judo che si adatta a te, però devi avere una certa amore per questa disciplina. Questa disciplina però attenzione che la prendiamo sempre solo come dal punto di vista sportivo, mentre invece è soprattutto educazione. Lo scopo di chi ha fondato il judo, di chi ha fatto il judo moderno, che è questo judo rocano, è stato quello che con una disciplina legata alle arti marziali, perciò al mettersi le mani addosso, doveva servire a educare le persone, migliorare se stessi, per essere d'aiuto agli altri. Ci sono tre, questo tre è lo aspetti. Scopo del judo. C'è l'aspetto fisico perché comunque richiede allenamento, c'è un aspetto tecnico perché comunque richiede conoscenze di tecniche e c'è un aspetto psicologico perché bisogna avere un approccio mentale al judo. Sicuramente, però quello che a noi interessa come tipo di informazioni che ci hanno trasmesso, che mi ha trasmesso il mio maestro, è quello di fare un'attività sportiva per poter crescere fisicamente perché è fondamentale, ma essere responsabili delle capacità che potremmo avere per poter essere di danno agli altri, perciò è fondamentale che uno capisca cosa serve far judo e non è solo la gara, non è solo l'aspetto sportivo, anzi per noi è molto importante che si veda l'aspetto morale, educativo, di crescita. Un ragazzino che si avvicina al judo deve capire che non è come andare a giocare a calcio. Io faccio un esempio abbastanza stupido, però dico abbastanza spesso che il judo è difficile da fare a tutti i livelli. Se fosse facile si chiamerebbe calcio. È bellissimo questo, perché in Italia tutti giocano a calcio, però vedo che nei suoi corsi ci sono parecchi ragazzi, sono parecchi giovani, giovani e anche non giovani. Per noi è importante proprio il discorso di crescita. Io ho tutte le mie cinture nere, si sono arrivate poi nella cintura nera perché hanno capito che devono essere al servizio degli altri. È la cosa fondamentale. Bisogna crescere per migliorare tutti gli altri. Questo deve cominciare già da bambini di 4, 5, 6, 7 anni. Ma lei lavora solo in questa palestra o anche in altri? Io ho insegnato, insegno in Svizzera, insegno a Ispra, ho fatto Cino. Ho accompagnato dei gruppi sportivi in Giappone per perfezionare certe cose, insomma, questi 48 anni di cose che ho fatto. Innamorato di quello che fa? A me piace molto, però mi piace farlo con un certo tipo di mentalità. Cioè io quando vado in materassina
ci tengo che la gente venga su perché ha interesse a far giù. Quindi anche deve fare squadra, fare gruppo, perbacco, fondamentale. Stare insieme. Io ho la fortuna di avere degli allievi, li chiamo così, ma sono amici, che sono con me da più di 40 anni. Hanno cominciato con me al centro della gioventù nel 71 e sono ancora qui adesso. Lei ha cominciato nel centro della gioventù a Gallarate? A Gallarate, sì. Primi anni che si faceva giù? 71, no, c'era già cominciato. Hanno cominciato in Italia, Milano, Roma, c'era già da 10 anni. Quegli anni cosa c'era? Lo Shogun? Cosa c'era? Beh, a Gallarate c'era solo chi lo sa, lo Shogun, forse c'era la palestra di Sant'Ambrogio. Sì, d'Armando Sant'Ambrogio, sì. È uscito qualche campioncino dai suoi allievi? Beh, a livello... O anche campioncione? A livello medaglie, in questi 40 anni abbiamo vinto, qualcuno ha vinto la Coppa Italia, medaglie ai campioni italiani, a livello gare master ho avuto abbiamo vinto due campionati del mondo, abbiamo fatto medaglie agli europei e medaglie mondiali come master. Come invece legate alla fascia di età legata alla federazione, abbiamo fatto medaglie molto spesso, podio a primi, secondi, terzi, campionati italiani, Coppa Italia e vari trofei. Per finire un invito a chi volesse cominciare questa attività, un consiglio, un invito? Ma c'erano tre regole fondamentali dove imparavo a far judo io, che erano scritte fuori dalla palestra. C'era una buona educazione, grande amore per l'arte e fiducia nel maestro liberamente scelto. Se ci sono queste tre regole, uno fa poco per quello che vuole. Judo è arte? Judo è, possono essere tante cose, è amore, è disciplina, è amicizia, è responsabilità. È una cosa che ti accompagna tutta la vita, volendo? Tutta la vita. C'era un bel proverbio di un iraniano che diceva l'amicizia non è mai un'opportunità, è sempre una piccola responsabilità. Perciò il judo è uguale. Uno che si avvicina a far judo deve dare quello che sa agli altri, se vuole far judo, se no non lo so cosa fare.